Alberto Grandi è un politico navigato, forse più di un paio di decenni che frequenta questi luoghi. E ha ragione, 50.000 euro sono assolutamente pochi. 24 persone sono pochissime. Ma non ha più ragione se si pensa a cosa probabilmente viene fatto dalla famiglia. Perché per come lui parla, vuol far passare la falsa comunicazione che questa sia l'unica iniziativa per la famiglia di questa amministrazione. Alberto Grandi sa che non è così, Alberto Grandi sa che al punto 2 dell'ordine del giorno parleremo di altri 100.000 euro. Tutte le risorse trovate con forza da questa amministrazione, con tutte le difficoltà ragionieristiche che possono esserci in un momento sociale come quello che stiamo vivendo. E allora ha non ragione, ma ancora di più Luciano Martinelli quando mi sembra faccia riferimento alla dimensione etica che deve avere la commissione congiunta che stasera è riunita. Non dobbiamo fare in queste occasioni un circo per criticare iniziative o proporre iniziative contrarie in quanto componenti della maggioranza dell'opposizione. Io faccio un richiamo ad essere più oggettivi. Come si fa a criticare un'iniziativa con cui aiutiamo delle mamme che io ho visto frequentare gli uffici dei servizi sociali, sono mamme assolutamente più che dignitose, meritevoli di attenzione, e a cui diamo un contributo che certo non risolve tutti i loro problemi, ma che fa vedere come c'è qualcuno che pensa a loro. Come si fa a dire che un'iniziativa del genere è poco? Secondo me non è poco, neanche un'iniziativa, caro Alberto, che aiuta una persona. Come ad esempio tutti i giorni viviamo in via Roma con i buoni sociali. I buoni sociali sono progetti di aiuto, di accompagnamento al di là del bisogno. Allora, forse così dovremmo dire, ma basta buoni sociali, perché con un progetto buono sociale ne mettiamo uno, invece qui ne mettiamo 24. Poi vedremo anche i numeri di altri bandi. Ovviamente non è che si può soddisfare l'intera cittadinanza, prima di tutto perché bisogna rapportare il numero di coloro che riusciamo ad aiutare al numero delle domande presentate. 24 su 51. L'amministrazione di Cusco è riuscita ad aiutare il 50% delle persone che ha chiesto aiuto, che si è dichiarato in stato di bisogno. Ma caspita, ma dite poco. Il 50%. Per carità, non voglio, scusate il gioco di parole, nascondermi dal concetto, dal principio sociale del bisogno nascosto. Ovviamente ci sono quelli anche non abituati a chiedere che non chiedono. Ma comunque, quasi il 50%, se no poi potete dire che gioco sui numeri, è stato soddisfatto. Io ritengo che questa sia una bellissima cosa che tante altre amministrazioni non hanno messo in piedi. Tantissime, che è un fiore all'occhiello di questo consiglio comunale, non mio, ma di questo consiglio comunale che ha voluto, non ricordo se a maggioranza o all'unanimità, Alberto, ma penso che la mozione l'avete votata anche voi, oltretutto, all'unanimità, quindi no, la sezione di bilancio no, ma la mozione in sede di approvazione del collettivo per introdurre la il bando gestanti, come dice Fraschini, o quando maternità convince l'ordine del giorno, l'avete votato anche voi. Quindi davvero non posso condividere una critica, anche se per carità dico che è giusto 50.000, ma sono pochi, ce ne fossero 500, avremmo messo quella 5.